900 aziende campane sono protagoniste di un accordo con Philip Morris Italia che assicura l'acquisto del tabacco prodotto da oggi fino al 2020. Il nuovo contratto è stato presentato a Caserta, territorio tra quelli che maggiormente contribuiscono alla produzione di tabacco usato per i prodotti di Philip Morris Italia. All'evento era presente anche il presidente della regione, Vincenzo De Luca. Siamo di fronte ad un accordo fra Philip Morris e produttori agricoli di tabacco che è veramente di valore straordinario. È un accordo che ha eliminato l'intermediazione parassitaria, ha eliminato anche forme di soggezione alle quali soggiacevano i contadini, ha dato un respiro di molti anni ai produttori. Avere un contratto da qui al 2020 significa avere una certezza nel mercato e nella collocazione dei propri prodotti. Credo che sia davvero un esempio su come si possano trovare rapporti fra industria e produttori agricoli. Noi cercheremo di dare una mano, stiamo verificando anche la possibilità di dare un contributo alle imprese agricole ulteriore, faremo fatica a utilizzare il de minimis, come si dice, con i fondi europei, insomma ci dobbiamo ragionare bene, ma insomma cercheremo di accompagnare questa operazione che davvero ha avuto un valore straordinario e che copre moltissimo la provincia di Caserta e di Benevento, ma anche alcune aree significative della provincia di Salerno e qualche zona della Bellinese. Parliamo di 1900 aziende e quindi parliamo davvero di migliaia di posti di lavoro che vengono tutelati con questo accordo. Bisogna ascoltare le ragioni dei cittadini del Vallo di Diano preoccupati per la costruzione di una gigantesca stazione elettrica di 70.000 metri quadrati ad altissima tensione, ha detto il presidente del gruppo consigliere Campania Libera, PSI e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha incontrato i rappresentanti dei comitati nati contro la realizzazione della centrale. La costruzione è prevista a pochi metri dal popoloso centro abitato di Montesano Scalo, frazione di Montesano sulla Marcellana, e tutto l'iter che sta portando alla costruzione della stazione elettrica presenta molte ombre, ha aggiunto Borrelli, precisando che al momento la procedura amministrativa per la mancanza della valutazione di impatto ambientale della regione è attualmente sospesa. I cittadini del Vallo di Diano sono giustamente preoccupati per i possibili rischi per la salute e per l'esposizione a potenti campi elettromagnetici, visto che la stazione sarebbe a circa 400 metri dal centro abitato e a poche centinaia di metri da tre scuole. ...12 grandi foto che possano togliere il fiato a chi le guarda. Zenitale vuol dire una fotografia in pianta ortogonale, quindi non hai parametri di inclinazione, sei obbligato da quel punto di vista e quindi la creatività non ha spazio di muoversi più di tanto. Però tutto quello che vedi da quel punto di vista, se riesci a combinarlo bene, è talmente diverso da quello che vedi da ogni altro punto di vista che è capace di sorprendere. Un occhio dall'alto. Un occhio privilegiato che è stato quello di Massimo Sestini. Il bilancio di questa esperienza com'è stato? Bello, interessante, abbiamo conosciuto un grande professionista, ci ha dato qualche grattacapo, si sporgeva, si chiedeva delle cose particolari, abbiamo cercato di assecondarlo in tutto, riparendo nella sicurezza. Com'è il vostro rapporto con i colleghi a terra? Forniamo un supporto molto importante ed essenziale per qualsiasi tipo di attività, si parte dall'ordine pubblico, supporto stradale, immagini direttamente nelle sale operative delle questure. In questi ultimi mesi ho vissuto molto i piloti degli elicotteri, i dirigenti dei reparti volo, gli specialisti, perché il calendario è fatto l'80% dal cielo, ma anche nel personale di qualsiasi altra specialità o di qualsiasi altra tipologia ho trovato persone che fanno un mestiere perché hanno un movente interiore particolare, il senso del dovere. We'll be right back.
al via l'orario invernale di Trenitalia, che introduce alcune novità anche per il trasporto regionale in Campania. Un nuovo modo di viaggiare, secondo Trenitalia, con una struttura di tipo catenzato, ovvero con partenze sempre allo stesso minuto, per conferire al servizio una maggiore regolarità e permettere alla clientela di memorizzare meglio l'orario del proprio treno. La nuova programmazione, concordata con la regione committente del servizio, consente di ottimizzare i tempi di viaggio tra i capoluoghi e i centri urbani collegati, con particolare attenzione all'integrazione con altre modalità di trasporto. È quanto realizzato a Salerno mediante l'interscambio tra i servizi di metropolitana cittadina, i treni della linea costiera e quelli della Napoli-Sapri. Tutte le informazioni sulla nuova offerta commerciale sono consultabili nelle stazioni, uffici assistenza clienti, presso i canali di vendita Trenitalia tradizionali informatizzati e sulle pagine web delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, con l'utilizzo di 4 miliardi e 113 milioni di euro, la Regione Campania avvia progetti chiari, sostenibili e concreti per il lavoro e l'innovazione. Sostenere le imprese favorendo l'utilizzo delle nuove tecnologie. Recuperare e difendere l'ambiente. Valorizzare il prodotto turistico e culturale. Completare e integrare il sistema dei trasporti. Migliorare la qualità della vita. Rendere efficienti gli edifici scolastici. Realizzare uno sviluppo urbano integrato. Campania 2020, la regione volta pagina. È il momento di avere fiducia nel futuro. Anche quest'anno la Proloco di Giffoni Valle Piana ha allestito la 20ª mostra internazionale d'arte presepiale. Oltre 200 presepi divisi per opere provenienti anche dall'estero. Quest'anno un particolare tributo a Papa Francesco e Papa Benedetto XVI con la sezione straniera dedicata all'Argentina e alla Germania. Quest'anno la mostra è arricchita da una sezione speciale dedicata al fumetto con tavole della Scuola Comics Arts di Salerno e di quella del fumetto Hohol di Milano. La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio. Sì, in realtà ci troviamo nella sala dedicata ai presepi napoletani. In realtà la nostra mostra è organizzata in tre sezioni. Una sezione dedicata ai nostri presepi campani, quindi napoletani, una sezione che ogni anno dedichiamo a una regione d'Italia, quest'anno abbiamo scelto la Puglia e la Basilicata, e una sezione che dedichiamo ai presepi stranieri. Quest'anno ospitiamo presepi dell'Argentina e della Germania in onore dei due papi, Papa Francesco e Papa Ratzinger. La nostra mostra in realtà è una mostra che si distingue dalle altre proprio per questo motivo. Non è una semplice mostra di presepi, ma il fatto che siano esposti presepi di varie nazionalità, di varie regioni, sottolinea il fatto che il presepe non è solo un fatto diciamo religioso, ma è anche un fatto culturale, perché mette a confronto il visitatore che viene qui, può confrontare le varie tecniche, i vari materiali che vengono utilizzati per realizzare i presepi. Siamo arrivati quindi a questa 20ª edizione e abbiamo voluto dare un significato maggiore a questa edizione, rinnovando un po' l'allestimento con novità, e soprattutto abbiamo voluto ospitare la scuola del fumetto di Salerno e quella di Milano. Le due scuole hanno preparato per noi appunto delle tavole a tema natalizio. E un'altra peculiarità della nostra mostra è lo spazio che ogni anno dedichiamo agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Fratelli Linguidi di Giffoni. Noi facciamo questa cosa proprio per cercare di
di trasmettere ai giovani questa passione del presepe. Poi ci sarà un piccolo concorso e premieremo i tre presepi più belli che hanno realizzato gli alunni. Abbiamo inaugurato la mostra il 6 dicembre, abbiamo avuto la fortuna di ospitare, avere come ospite, e che ringrazio, Sua Eminenza l'Arcivescovo di Salerno Moretti. C'era logicamente la commissaria prefettizia del nostro comune, la dottoressa Santorufo, l'onorevole Cascone, il senatore Andria e tante altre personalità. Abbiamo inaugurato la serata con uno splendido concerto realizzato dagli alunni della scuola media di Salerno, la Monterisi, i quali hanno per circa mezz'ora suonato dei brani sia natalizi che non, ma in modo veramente molto molto professionale. Invito tutti quanti a venirla a visitare e a confermare o meno quello che è il nostro giudizio. La nostra mostra è arrivata alla 20ª edizione, viene inserita in una delle più importanti dell'Italia meridionale, perché grazie ai nostri maestri presepisti, grazie all'attenzione, grazie alla volontà e grazie ancora alla collaborazione di tante persone, noi riusciamo a portare avanti il credo della Natività. Come ogni anno portiamo avanti la nostra mostra con divisa in tre settori: un settore dedicato all'internazionalità, e da dire che nei nostri 20 anni abbiamo ospitato nazioni dei 5 continenti, dal Perù all'Ungheria, dalla Germania al Madagascar, comunque tutti sono stati presenti e molto molto accettato dai nostri visitatori. Per quanto riguarda le attività regionali, tutte le regioni sono state presenti alla nostra rassegna. Quest'anno ospitiamo la Puglia e la Basilicata che, come credo presepiale, portano avanti il loro modo di costruire opere presepiali in cartapesta e sulla pietra tagliata col tufo. Una cosa da poter annotare per quanto riguarda la 20ª edizione è la nostra grande coreografia creata quest'anno. Quest'anno ci siamo dati molto da fare, abbiamo avuto un gruppo di lavoro che è stato molto assiduo e attento e abbiamo trasformato la nostra mostra la nostra mostra nella sua penombra porta fuori quello che un artista avrebbe voluto portare, cioè tutte le nostre opere in esposizione danno un cuore. Adesso ci troviamo nella sala della Campania, che rinomatamente è una sala fatta da artisti che curano molto il pittorico, il colore, l'aspetto, il particolare, ma che nasce da una Napoli che è una Napoli affamata, una Napoli derisa, una Napoli abbandonata. E questi artisti del 700 napoletano che noi ospitiamo ci portano invece a una Napoli che è piena di speranza, una Napoli che con fede e comunque guarda a un futuro roseo. Presente.